Diario Azzurro. Ed eccoci allora ad un nuovo appuntamento con Diario Azzurro, il racconto degli europei di calcio, lo sapete, RTL 102.5 è broadcast partner di UEFA Euro 2020, tanti temi di cui parlare questa mattina insieme a Leo Di Bello, giornalista conduttore di Sky Sport. Leo, buongiorno, buona domenica. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Leo. Beh, insomma, non possiamo non partire dalle immagini che veramente restano impresse nella nostra mente, il malore di Eriksen al quale abbiamo assistito ieri, gli altri uomini in campo che fanno scudo intorno a lui, dalla paura al sollievo, insomma è una giornata che ha segnato un po' tutti noi. Senza dubbio, è una giornata che, come dire, ci resterà impressa nella memoria per lungo tempo, perché però la paura è stata tantissima e a Sky abbiamo provato, come dire, a raccontarla poi attraverso soprattutto il silenzio, perché l'immagine era talmente forte che non c'era bisogno di aggiungere troppe parole, secondo me neanche il giorno dopo oggi troppe considerazioni, se non davvero la fortuna, la speranza che è nata a buon fine di poter avere Christian Eriksen adesso in condizioni stabili, come ci fanno sapere, assolutamente ragazzo fuori pericolo, poi da qui in avanti si faranno tutti gli accertamenti. Voi sapete meglio di me come adesso la medicina abbia fatto talmente dei passi in avanti in cui si cercherà di capire bene le cause di quello che è successo, di questo arresto che ha avuto e che è durato alcuni minuti davvero di grandissima apprensione. Dopodiché si faranno tutti i ragionamenti più avanti, ma quello passa in secondo piano, cioè il futuro, come dire, professionale di Eriksen passa in secondo piano. Adesso la cosa importante è che il ragazzo sia bene, come dicevi tu, la fotografia che resterà per sempre di questo europeo è davvero la compostezza, il coraggio e la forza dei suoi compagni di squadra, soprattutto del capitano Simon Kier. Lì ci vuole velocità, certo, ci vuole, come dire, freddezza, certo, e coraggio, l'ha dimostrato, no? Gli ha spostato la lingua, l'ha aiutato proprio in quegli istanti lì, e poi anche l'abbraccio con la moglie. Insomma, sono state delle immagini che secondo me hanno fatto capire davvero cosa vuol dire essere una squadra unita in quel momento lì. E poi sappiamo anche che nella chat dell'Inter c'è stato un contatto poi nella notte, quando Christian Eriksen era cosciente ed era in ospedale. Allora, le partite di ieri: Galles-Svizzera 1-1, Danimarca-Finlandia 0-1, Belgio-Russia 3-0. Forse in chiave Italia la partita da tenere sotto controllo era proprio Galles-Svizzera. Sì, è Galles-Svizzera dove, come dire, se dobbiamo essere onesti, il livello medio della partita non è stato sicuramente eccelso. Ne vuole fare un pareggio che per il nostro girone va benissimo. Io ricordo sempre che passeranno anche le quattro migliori terze, quindi, come dire, c'è spazio evidentemente per andarsi a prendere questa qualificazione verso gli ottavi di finale per la nostra nazionale. Arriva un messaggio: occhio al Belgio, perché il Belgio potremmo trovarlo, se studiamo bene il tabellone, molto presto purtroppo sulla nostra strada, dagli eventuali ottavi di finale in poi, perché la dimostrazione ieri del Belgio secondo me è un primo segnale davvero di grande, sì, forza, nel senso che con grande facilità poi ha vinto, certo, la sua partita. Leo, in 30 secondi, prima di salutarci, manca ancora qualche giorno, mercoledì siamo in campo contro la Svizzera, a proposito del girone, che partita secondo te ci aspetta? Ma io sono convinto ormai che, come dire, il nostro gruppo abbia una consapevolezza tale per secondo la quale, come dire, possiamo andare avanti belli sereni, con tutto rispetto naturalmente per gli avversari, cominciando dalla Svizzera. Non ci sarà Florenzi, che ha avuto questo problema, giocherà Di Lorenzo, Verratti non sta ancora bene, dunque rientra eventualmente per la terza partita, quella contro il Galles. Per il resto, come dire, la nostra è una squadra che gioca un grande calcio, c'è grande qualità, ci divertiamo, abbiamo, come dire, tutto secondo me per portare avanti un grande europeo, non ci è mancato nulla, non dobbiamo soltanto adesso illuderci troppo, cioè l'asticella è molto alta perché la squadra non subisce gol, si diverte, gioca un calcio di grande qualità. Adesso sarà Mancini mantenere calmo l'ambiente con tutta l'esperienza che ha e provare, come dire, a ripetersi nella seconda. Se ci ripetiamo anche nella seconda, allora il discorso davvero inizia a cambiare, iniziamo ad essere ancora più solidi e a far paura anche un po' alle altre squadre. E allora Leo Di Bello, giornalista e conduttore di Sky Sport, grazie per essere stato con noi, a prestissimo naturalmente, forza Azzurri. Grazie a voi, buon lavoro.